Allora, benvenuti al all'epilogo della lezione sui veicoli che ho fatto mercoledì scorso. Come vedete sono in una macchinina, questa macchinina è quella tra l'altro sul welcome, sul freebie di Edmondo e quindi a questo punto io eh, posso guidarla, nel senso che se vedete che io premendo la freccia in avanti, e poi premendo anche la freccia sinistra e così via posso guidare questa macchina e questa è una cosa che soprattutto in aree ampie come in questo eh, sandbox che c'è nella sandbox ha il suo eh, diciamo fascino possiamo anche vedere eh, la guida con il mouse look mouse look con Firestorm lo si ottiene eh, vedendo appunto la, la proprietà della console quindi qua quindi essendo qua posso vedere e quindi posso uh, girare e fare praticamente il mio uh, il mio giro della macchina ok allora questo è eh beh adesso qui sono andati un pochino fuori <ride> fuori giro e poi se riusciamo a rimetterci in carreggiata no, no non moltissimo comunque Ecco, e questo è un effetto diciamo, che è un'applicazione del ecco, mettiamo dritto. Questo è un effetto dell'applicazione de, della fisica in uh, OpenSim. Allora, qui magari facciamo: ecco, questo è un superprim. Quindi, noi costruiamo magari un pavimento regolare su cui, su cui stare in piedi ecco perché super prim sono sempre un pochino pericolosetti ok allora come facciamo uh, dunque facciamo, ampliamo questa piattaforma questa specie di serbi mobili un pochetto ok e proviamo a vedere un po come sono fatti i, i prim fisici e per farlo uh, creiamo semplicemente un cubo solo che questo cubo gli diciamo che è eh, innanzitutto prendiamolo come sfera ok e poi gli diciamo che è fisico allora nel momento in cui è fisico cosa succede succede che ecco, ci mettiamo, succede che se io gli vado addosso vedete che il cubo praticamente risulta calciato è un po', quindi si può fare un po' il gioco del calcio quindi su OpenSim Second Life c'è questo interessante diciamo, motore fisico che simula un po' tutte le cose eh, fisiche e questo permette di fare moltissimi esperimenti moltissimi, alcuni insomma di fisica e di cinematica ma soprattutto consente la creazione di veicoli. Allora, per avere... Eh, mh, allora facciamo una cosa molto semplice, semplifichiamo e prendiamo un uh, un prim quindi se noi creiamo un prim eccolo e se noi dentro questo prim ci mettiamo lo script del veicolo dentro quindi cosa facciamo questo script quindi facciamo uno script qui dentro e poi eh, adesso lo andate a prendere voi dalla dal video ci sarà eh, la possibilità di prendere il, questo semplice script questo script l'ho preso da, um, da internet, semplicemente cercando OpenSIM Vehicle. E, e poi gli ho solo adattato alcune cosucce, quindi CTRL A, CTRL C, supponiamo di averlo fatto da internet. E andiamo sul nostro script, che abbiamo fatto semplicemente un nuovo script, e qui gli mettiamo gli inseriamo questo script salviamo ok vedete che quando lo script è m, attivo praticamente si inabissa un po' perché questo è un superprim perché è fisico quindi tocca Cosa, eh, se io lo lascio andare così va ah bene no, adesso in realtà è rimasto non, non è m, non è fisico ma lo diventerà nel momento in cui gli dico ride ride faccio tasto destro ride facendo ride praticamente vedete che diventa fisico a questo punto posso governarlo semplicemente con la freccia in avanti e poi con la freccia a destra e così posso praticamente fare questo effetto che vedete che è un effetto molto 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 brillante e questo diciamo è un veicolo Possiamo fare anche altri tipi di veicoli, questo è un esempio. Dunque, ci alziamo. Eh, vi faccio vedere come ho trovato questo, questo script. Semplicemente sono andato qui ho fatto eh, open sim su internet, e mi sono trovato una pagina, questa su Vehicles. in questa pagina vedete che in fondo c'è uno script che è questo qua che abbiamo visto prima che fa go kart script però ce ne sono anche altri quindi se io qua al posto di questo prendo questo che invece fa questo fa per il Bot, e poi se non vado errato no dovrebbe esserci comunque anche uno script per un uh, veicolo che va invece in uh, questo script qua funziona soltanto sul uh, sul mare, quindi per fare uno script che gira sul mare e adesso cercherò un attimo un altro, vi farò vedere per fare invece tipo aereo o mongolfiera ecco, mi avevo promesso, effettivamente c'è uno script che si chiama OpenSim Helicopter Vehicle Script questo qui basta selezionarlo, Kayak and Magic lo prendo da Internet fino a qua Copy e poi vado qui nel mio nel mondo, mi creo, magari lo faccio giallo, un oggettino e dentro questo oggettino faccio un nuovo script, elicottero. Ricordiamo di fare tutti i passi classici, quindi full permission sullo script e anche, ricordiamoci, il full permission sul, sull'oggetto e poi soprattutto mettendoci dentro lo script ctrl A, ctrl V e questo a questo punto è diventato il mio script elicottero quindi se io faccio tasto destro vedete che è comparso fly e fly vedete che si solleva in volo e qui io posso volare sulla mia sim e qui ci sono, allora sempre tasto sinistro per deviare, pagina in su, cerca di prendere quota ok, qui c'è sempre un po' di di eh, insomma non è il massimo però insomma l'esperienza di viaggiare nella vostra sim più o meno c'è in quota quindi premendo adesso continuando a premere frecce in su vedete che si prende quota con molta cautela ok poi magari ci sono anche degli script migliori che permettono di volare meglio comunque l'idea di fondo come vedete è quella di eh, poi vabbè, se volete, selezionate il vostro oggettino e ve lo spostate okay, dove, dove volete, e poi vi alzate e quindi siete di nuovo a, a capo qua. Ora, ehm, questi sono degli script che sono facilmente disponibili su su internet. Eh, adesso li allego anche qua su questo video magari metto direttamente il link dove li ho presi. Sulla macchina, l'unica cosa, quando l'ho fatto sulla macchina, vedete che faccio ride sulla macchina, vedete che mi sono seduto bene. Per fare questo ho dovuto modificare il, uh, un pezzo dello script, in praticamente, praticamente dove dice sit pause, che ho sono dato a tentativo, ho cambiato la valore della x, cioè quanto avanti e indietro sono messo il valore della y cioè sinistra destra e il valore della z in modo tale da essere seduto giusto sul uh, quindi dovete fare un po' di questi meccanismi poi una cosa che eh, io mh, ho detto anche a lezione è che eh, la fisica eh, fino a qualche tempo fa non funzionava un granché su OpenSIM ma l'ho provata adesso appunto per farvi queste lezioni e ho visto che in effetti è accettabile, nel senso che eh, per quanto sia un po' complicata, possa rischiare di farvi finire in mezzo agli oceani, perdere gli oggetti, eccetera. eccetera, è comunque una cosa molto interessante. Allora, seconda cosa, prima di abbandonarvi, volevo dirvi: se avete gli oggetti fisici, la cosa più normale che capiti è che ad esempio questo qui è l'elicottero. Quindi ricordiamoci di chiamarlo di chiamarle col nome giusto questo qui è una primitiva non so infatti non so che cosa sia ed è un veicolo quindi chiamiamolo veicolo veicolo e poi anche questo era un veicolo, un veicolo 2FP. Ok, allora supponiamo che mh, essendo oggetti fisici a un certo punto, o perché magari crashiamo, o perché li perdiamo se ne vanno per la tangente, non li troviamo più. Allora io a lezione ho spiegato un trucco molto importante che consente di andare in eh, mondo area search. Quindi ricerchiamo l'area e permette di individuare tutti eh, gli oggetti che hanno un nome oppure sono di una certa persona. Ad esempio se io cerco tutti i miei oggetti, basta che mi scriva owner salazar e vedete che mi fa vedere tutti gli oggetti miei hm? di cui sono owner e che purtroppo come vedete si chiamano tutti object, quindi non sono un granché. Eh, però ehm, cliccandoli... Facendo doppio clic, vedete che compare praticamente un, un, una freccia, un faro, e quindi si può provare ad andare a investigare dove, dove sono questi oggetti. Si può, eh, nel caso, anche fare tasto destro, teleport to per posizionarsi. Mm, vabbè, questo qui in realtà non era giusto. Comunque ci si può teleportare nel punto in cui c'è l'oggetto. Si possono anche cercare gli oggetti per nome, quindi veicoli, veicolo, e quindi vedere, eccole qua, questi sono i veicoli eh, vicini. Quindi se io, um, no, cioè qui c'è una scatola veicoli, vedete, di Maria Messere, che facendo doppio clic mi permette di trovarla, che è laggiù, che l'ha resa disponibile Maria Messere. Poi ci sono invece miei, c'è. Cioè, eh, questo qua che è mio, che è lì, vedete che c'è il farone, poi c'è il veicolo 2FP e ce n'è uno che ho dimenticato da qualche parte, laggiù, e così via. Ora se io voglio um, toglierli questi, basta che faccio il tasto destro e faccio... Um, dove Dunque, cioè edit, Return, quindi Return praticamente permette di um, ritornarli e quindi di toglierli esempio, questo qua che è quello, faccio tasto destro, return, vedete che sparisce e mi viene tornato nel mio inventory dentro gli oggetti smarriti questi. E quindi, se andiamo a vedere ancora nella proprietà, ci sarà la data domenica 2 febbraio. Ed è, e me lo dice anche qua che è stato ritornato quindi eh, questo serve per fare anche un po' di pulizia in generale per gestire i vostri oggetti e per cercarli all'interno della vostra sim allora per quanto riguarda i veicoli quindi abbiamo, ricapitolando abbiamo visto un veicolo molto semplice che abbiamo messo qua che si chiama eh, script veicolo e che metterò su pastebin bin. Un, anche uno script che permette, dove è questo giallo che permette di fare l'elicottero, no? e poi abbiamo l'applicazione, ma questo non lo metto nel paste che permette di metterlo dentro un veicolo vostro qualunque. Allora, questo è più o meno quanto ci siamo detti nell'ultima lezione. Vi ringrazio dell'ascolto. Buonasera.